Così parlò Gesù. Chi è in basso sarà alzato. Ed è vero, perché chi è in basso in questa vita lo è per un motivo precisissimo. Dio deve poter avere una vittoria più grande in certi casi, e per ottenerla parte negando a se stesso ogni potere, ogni livello sociale, si colloca all'ultimo livello della scala dei valori. Perché ciò suscita una risposta della persona ed è acceso un infinito bisogno di bene. Sarà questo interesse, quando l'uomo finalmente sarà libero, a entrare in azione nella comunione dei santi del paradiso e porterà alla vita in grande abbondanza. Chi è in basso sarà alzato perché sarà assetato di vita, sarà assetato di quei valori che ha imparato a conoscere proprio per la sua posizione modesta che è stata assunta ora. Certo, questa vita è funzionale interamente a quella che segue. Di conseguenza, l'equilibrio che c'è ed esiste è favorevole alla vita che viene dopo, quando in questa c'è una posizione assolutamente squilibrata. Ed è spiegabile, ed è assolutamente comprensibile.